Buonasera a tutti! Salve! Jerry! Aiaiaia! Aiaiaiaia! Ha da subito individuato Jerry, eh? Vabbè, lui lo sapeva, è lui che non sapeva me. Ma si sta raccomandando a Jerry perché l'unica... No, no, l'ho salutato solo così. No, ma è l'unica sua via possibile di permanenza qua dentro. Carmine Batilde, detto Collantino, 64 anni, venditore ambulante di Ariano, conquista con la sua simpatia il pubblico di Tussi che Vales e Jerry Scotti, che lo prende subito nella sua scuderia. Il look da scolaretto con grembiulino blu, il cappellino storto e i singolari calzettoni colpiscono e suscitano ilarità, come pure le sue battute in rima. Meno riuscita l'esibizione canora dal titolo Tacataz, che viene bocciata sia dalla giuria in studio, in primis da Maria De Filippi, sia dal pubblico a casa. Ma siamo sicuri che questo brano diverrà virale grazie al popolo del web che ama il trash. Collantino ad Ariano è conosciuto da tutti, specie dalle signore che frequentano il mercato settimanale, dove utilizza una strategia di marketing tutta sua, basata sull'allegria ed il buon umore. Tacataz! Femmine, uomini e creature, qua si balla senza paura. E vagnù, mo scendiamo tutti in piazza, che balliamo tacatà. Tacatazze, tacatazze, tu sei belle, non sei pazze, quando ballo tacatazze, non mi rompo matarazze. Tutti insieme, tacatazze, tacatazze, tu sei belle, non sei pazze. Purtroppo è un no, 68% mi piacerebbe, no. Grazie a tutti! Grazie! Un millenario guardiano delle greggi ed uno straordinario compagno di vita. Il pastore maremmano abruzzese non è solo un cane bellissimo con il suo pelo di un bianco candido e gli occhi a mandorla, ma anche un cane dal carattere indipendente. È docile ed affettuoso, ma diventa forte e deciso quando è necessario. Ad Ariano Irpino, presso il centro sportivo Bruno Giorgione di Santa Barbara, ne sono arrivati oltre 80 splendidi esemplari da tutta Italia in occasione dell'undicesimo raduno nazionale intitolato a Luigi Fraddosio. Un appuntamento che ha attratto famiglie, appassionati ed allevatori sotto l'egida dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, il Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese, la provincia di Avellino e il comune di Ariano, con la collaborazione della Confederazione Italiana Agricoltori. Oggi è una data importante per Ariano, per i cinofili arianesi, perché c'è il raduno nazionale del cane da pastore maremmano abruzzese. Ricordiamo sempre il nome intero perché ci sono molte dispute su questo nome. Questa è una delle 6 manifestazioni che sono valevoli per il campionato italiano di bellezza. È l'undicesima volta che lo facciamo ad Ariano, sempre con grande successo. Devo dire che quest'anno c'è davvero tanto pubblico e tantissimi cani, ben 84 soggetti iscritti. Io arrivo dalla Calabria, dove allevo questi cani magnifici, scelti per, non per solo per la loro bellezza, ma scelti perché è una razza italiana e scelti per la loro utilità. Infatti chi li utilizza in maniera intelligente riesce a difendere i propri allevamenti dagli animali selvatici che possono pregiudicarli, come il lupo, come l'orso, come i cani inselvatichiti. Il primo bilancio di questi 6 mesi a Benevento? Ma il primo bilancio, come dire, posso dire che sono soddisfatto per l'attività che i colleghi svolgono quotidianamente. Ci sono ampi spazi per migliorare l'attività. Io penso che sia, come dire, necessario un impegno continuo. La polizia giudiziaria è impegnata su questo fronte e sulla necessità di migliorare, come dire, l'intervento sul territorio. Noi abbiamo a cuore il territorio beneventano, ma anche il territorio di Ariano, che secondo per me è un territorio centrale nell'attività
investigativa nell'attività di repressione dei reati. Il procuratore della Repubblica, Aldo Policastro, nel corso della visita al commissariato di Ariano, accompagnato dal questore Botte, dal capo della mobile Salemme ed accolto dalla dirigente Maria Felicia Salerno, afferma la centralità di questo territorio, sostiene con una battuta che Ariano ha la sua procura in quella di Benevento e che quindi è come se non l'avesse mai persa e che si sta lavorando bene per arginare quei fenomeni che potrebbero interessare un'area di confine come l'arianese. Rispetto ai dati del Sole 24 Ore che parlano di una provincia tutto sommato sicura con un aumento di frodi e truffe, Policastro esprime preoccupazione per altre tipologie di reato come quelli ambientali e delle pubbliche amministrazioni. Non dobbiamo abbassare la guardia anche se le statistiche ci dicono che c'è un'attività non ai livelli di altre province della regione. Noi pensiamo ci siano attività anche che in qualche modo non destano allarme immediato nella popolazione, ma che sono ugualmente di forte impatto e molto incidono pesantemente e negativamente sulla vita di tutti i giorni. Penso all'ambiente, penso all'inquinamento, penso anche all'attività della pubblica amministrazione sulla quale noi dobbiamo vigilare, perché noi dobbiamo pretendere rispetto alla legge da parte di tutti. La Puglia, perlomeno delle aree pugliesi, in particolare il Foggiano, tende a sconfinare nella nostra zona. L'area napoletana, idem, tende a sconfinare la nostra zona, così come il casertano. Noi dobbiamo impedire che, a mio parere, questi territori diventino terra di conquista da parte di altri soggetti, da parte di gruppi criminali. Io penso che l'attività che viene svolta ed è stata svolta finora è stata tale da poter arginare questo fenomeno. Gli assegnatari ce la mettono tutta per rendere il quartiere dei 28 alloggi comunali bello e vivibile, piante, fiori, tende e piccoli lavori di rivestimento esterno. La verità però è che ad un anno e mezzo dalla consegna delle chiavi le case presentano vecchi e nuovi problemi. Molte rifiniture come la pavimentazione nei garage e la zoccolatura esterna non sono mai state fatte, le antenne televisive non funzionano, manca ancora l'allacciamento del gas, l'umidità impera sia ai piani bassi provenienti dal terreno sia ai piani alti dal tetto, ma soprattutto sono comparse preoccupanti lesioni. Quello del gas è un capitolo tutto particolare, poiché il sindaco Francesco Antonio Capone ha ingaggiato una lunga battaglia con l'azienda che avrebbe dovuto fare gli allacci, ma ancora non se ne vede la soluzione. Nel marzo 2016 decise di consegnare comunque le case, poiché le persone pressavano per averle. Ora però gli assegnatari sono preoccupati nel dover affrontare un altro inverno così. Non è cascato, ma è ugualmente che... Vedi questa parte qua, questo casca tutto. Io ho l'acqua dentro, devono risolvere, altrimenti io prendo a mia figlia, che è disabile, e me ne vado in albergo a spese del comune. Sono nata nel 1950, non ho visto mai una casa così fredda. Già abbiamo buttato tre volte perché le case non sono state fatte come si deve. E poi abbiamo un problema di topi, insetti, animali di tutte le specie, quindi abbiamo anche bambini a casa, quindi è un problema grave. Per non crearci problemi e tutte le varie situazioni, stiamo facendo 10 euro al mese ciascuno per arrivare a una spesa, secondo i nostri calcoli, di circa 900 euro per metro pavimento qua a terra. Cittadinanza Attiva ed il Tribunale per i diritti del malato scrivono alla direzione del Frangipane e a quella dell'ASL per sapere se sono state avviate le procedure per l'installazione del POS. Nell'ospedale di Ariano, infatti, questo servizio non è ancora attivo e l'utenza spesso lamenta disagi per pagare la tariffa per accedere a alcune prestazioni. Tra l'altro, dallo scorso mese di settembre c'è l'obbligo del POS per tutti i professionisti, oltre che per i commercianti e gli artigiani. È opinione comune che si tratti di un servizio utile. Pagando con la carta di credito non solo si eviterebbe il rischio di non avere sufficienti contanti o il pericolo di girare con troppi soldi in tasca, ma probabilmente si snellirebbero i tempi di attesa allo sportello. Il disagio subito nel dover trovarsi casomai senza il contante per poter pagare le prestazioni e il fastidio di dover salire ad Ariano Irpino o addirittura scendere a Cardito con i problemi di traffico che riscontriamo, perché non c'è il POS e il bancomat che tanti tempo fa fu, di cui prima l'ospedale era dotato e che fu
asportato con una rapina una notte, non è stato mai più riattivato. Sono servizi che oggigiorno vengono richiesti, la gente non viaggia più con il contante per tanti motivi. Quindi ci auspichiamo che questa nostra richiesta trovi un veloce e repentino risultato. A volte capita che non hai in contante quello che serve, quindi sarebbe comodo. Secondo me può essere un fattore positivo, anche veloce sicuramente. Quindi che può velocizzare anche le operazioni di pagamento? Sicuramente. Credo che sicuramente sia una cosa utile. Immagino che siano dei problemi di tipo amministrativo, ma non credo che ci siano ostacoli da parte dell'ospedale di farlo. È certamente una cosa che se c'è è meglio che ci sia. Per la seconda volta i ladri prendono di mira la sua casa nel centro storico di Ariano. In questo caso però lui era all'interno e lo spavento è stato fortissimo. Nel cuore della notte ha sentito dei rumori, si è alzato e si è accorto che stavano scappando via. Un intellettuale d'altri tempi, ultra novantenne, ostinato nel voler continuare a vivere da solo, un patrimonio di libri e documenti storici inestimabile, ma quello i ladri non lo hanno nemmeno guardato. Cercavano denaro e preziosi, gli è andata male. L'abitazione dell'anziano era stata del tutto depredata nel furto precedente. In quell'occasione lui non era in casa e i ladri riuscirono a portare via un bel bottino, circa 30.000 euro, risparmi di una vita, inoltre orologi di valore ed altri oggetti. Ebbero gioco facile, entrarono da una finestra sollevando la tapparella. Questa volta è stato più difficile, ma i ladri non si sono fatti scoraggiare dalle inferriate installate dopo il primo furto e nemmeno dal fatto che l'anziano fosse in casa. Si sono infilati da una sorta di lucernaio al di sopra del portone e hanno frugato dappertutto. Hanno trovato qualche dollaro, qualche sterline, circa 120 euro. Per fortuna il professore non si è svegliato prima, altrimenti saremmo qui a raccontare una storia diversa. Sui due furti indagano gli uomini del commissariato di Ariano. Il POS al frangipane per pagare le prestazioni sanitarie? Non serve, presto arriverà il totem. È questa la risposta dell'ASL alle sollecitazioni giunte dalle associazioni Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato e Rete dei consumatori, che avevano chiesto l'installazione presso il presidio ospedaliero di un POS per facilitare l'utenza e dare la possibilità di pagare anche con le carte oltre che con i contanti. L'ASL di Avellino, diretta dalla dottoressa Maria Morgante, ha infatti avviato con delibera del 10 ottobre le procedure per l'acquisto di 6 totem per il pagamento dei ticket. Si tratta di casse automatiche di nuova generazione che consentiranno agli utenti di pagare sia in contanti che con carta di credito o bancomat, ottenendo anche la ricevuta di pagamento utile ai fini fiscali. I totem dovrebbero entrare in funzione entro 60 giorni e saranno dislocati presso il distretto sanitario di Avellino, il distretto sanitario di Atripalda, quello di Monteforte Irpino, il presidio ospedaliero di Solofra, il presidio ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi, oltre a quello di Ariano Irpino. Cittadinanza Attiva ed il Tribunale per i diritti del malato ieri ai nostri microfoni avevano sottolineato i disagi per l'utenza arianese di poter pagare solo in contanti, visto che dopo la rapina in cui fu asportato lo sportello bancomat dalla hall dell'ospedale bisognava spostarsi in centro o a Cardito per poter trovare una cassa automatica e prelevare. Grazie alla corsa stiamo bene in salute ed in compagnia. Lo sport che unisce, motiva e rende la vita più bella. È questo il messaggio dei podisti dell'ASD Lions Club di Grotta Minarda 1996. Circa 30 persone spinte dalla stessa passione. 7 di loro si stanno preparando per l'importante appuntamento del 26 novembre con la Maratona di Firenze e poi per quella ancor più tosta di 100 km del Passatore e perché no per New York. Alcuni hanno già corso ad Atene a Capo Nord. Qualche sacrificio non manca, ma soprattutto tanto divertimento. Importante correre una maratona perché, come diceva uno dei più grandi ultramaratoneti, Zapotec, se vuoi correre un miglio, corri un miglio, se vuoi vivere un'altra vita, corri una maratona. Quindi la maratona è un'esperienza che secondo me chi si avvicina al podismo deve vivere assolutamente perché è un'emozione che dura esattamente 42 km e 195 metri. Basti pensare che per poter preparare una maratona c'è bisogno insomma di un allenamento almeno di 4
4 mesi per chi già diciamo una preparazione base. Bisogna seguire degli allenamenti specifici, c'è bisogno di allenarsi almeno 4-5 volte a settimana e fare almeno 60-70 km a settimana. Lorenza, tu è circa un anno che ti sei avvicinata al podismo, perché questo sport? Mi sono avvicinata al podismo per caso, perché sono stata coinvolta come per fare un'attività extra lavorativa che fosse all'aria aperta e rilassante. E poi tramite amicizie in comune ho conosciuto il gruppo con cui corro e sicuramente mi hanno accolta e coinvolta in questo sport che poi mi ha appassionato, anche se prima non l'avevo mai praticato. Famiglia, lavoro in primis e poi tanta voglia di correre, di stare insieme, il piacere di correre insieme. Che poi questi ragazzi, dopo le maratone, noi tutti abbiamo il post maratone, nel senso che si riuniscono le famiglie in un pranzo, in una degli appuntamenti annuali che ho il piacere di avere a casa mia tutti quanti, con le famiglie, perché il messaggio che noi vogliamo dare è questo. Vivere lo sport insieme alle famiglie, rafforzare i rapporti tra le persone. 1, 2, 3, olè!